Bonetti, presidente di Bergamo, che vince l'ottavo scudetto in una serata veramente speciale. Sì, è una giornata speciale, un grande pubblico, una grande pallavolo e un grande forza in campo per battere una squadra che sulla carta era più forte di noi. Se prendiamo le singole può essere, ma quando le singole diventano squadra, noi facciamo la differenza. Avete cominciato una stagione veramente difficile con Leolo Bianco, che ha mancato metà dell'anno per una grave malattia. Se l'aspettava dopo tutti questi mesi un finale così? Guarda, noi abbiamo iniziato una stagione che a colpa di non so quale alchimie ci hanno rifilato una Coppa dei Campioni con le ex tre finaliste. Abbiamo deciso di giocare con le giovani perché le nazionali, tu hai visto quante italiane in campo e di là quante straniere, sono arrivate distrutte per fatica. Non siamo riusciti a passare, ma lo sapevamo, puntavamo sulla Coppa Italia e lo scudetto. La Coppa Italia abbiamo perso contro Villa Cortese, ma io ero convinto al meglio delle cinque non ce la fa nessuno. La Coppa, vedrete, una realtà di Bergamo, può veramente rischiare di perderla la prossima stagione? No, devo solo capire se Bergamo ci merita. Gli spazi sui giornali, non so perché quest'anno, sono diventati sempre più piccoli sul giornale principale. In televisione ci hanno spostato negli orari impossibili. Vuol dire che c'è verso il calcio un'attenzione fin troppo esasperata e non si capisce una grande differenza. Il calcio è un business, che ne dicano. È un imprenditore che rischia denaro, guadagna o perde e gira troppo denaro. La pallavolo è uno sport dove uno sponsor è un mecenate, mette del denaro con una contropartita se vince, ma non ha possibilità di guadagno. E allora io dico che in Italia bisognerebbe incominciare a premiare chi fa sport più di chi fa business.